Sì. No, vabbè, ma sa. Ai, ai. Allora. Ora tenteremo di entrare nell'ex Sanderson. Quanto ettari è qua? 7 ettari? Di più mi dicono. 7 ettari. Faccio vedere una cosa incredibile che nessuno di voi ha mai visto. Per ora, per poter fare questo, siccome non era attrezzato, sto cercando dei volontari per aiutarmi a scavalcare. Vediamo se ci riusciamo. Allora, forza. Come saliamo? Ragazzi, forza! Ci siamo? Ci siamo? E allora, teniamo qua. Vedete in diretta? Vediamo se facevo male la figura ora. Vediamo se facevo male la figura. Vai! Sì, sì. Ok? C'è? Perfetto. A figura. Attenta la faccia. Attenta la faccia. La faccia. Aspetta. Andata. Allora. Vediamo ora, c'è l'altro pezzo. Il problema è che io devo vedere questo pezzo come faccio. Allora, vediamo come facciamo qua ora. Vediamo un attimino. No, no, volevo capire un attimino. Ecco fatto. Cacchio. Guardate, ora vi faccio vedere una cosa incredibile. Guardate a che altezza sono salito. Guardate. Una volta mi arrampicavo quando ero ragazzino. Vedete? Guardate qua. E allora, ora vi faccio vedere la vergogna delle vergogne. La vergogna delle vergogne, vi faccio vedere. L'area ex Sanderson. Una zona incredibile di proprietà dell'ESA. Dell'ESA, Ente Sviluppo Agricolo, alias Musumeci. Qui ci sono stati incendi qualche mese fa. Dovrebbe essere sottoposta a controllo da parte di Musumeci, io non vi do a noggio. Io ho fatto fare ad aprile del 2000, del 2018, quando ero ancora deputato, una legge per passare la proprietà dall'ente sviluppo agricolo, ente regionale, al comune di Messina, considerato che qua è da oltre 25 anni, 30 anni che è tutto in stato d'abbandono. Avevo fatto prevedere 25 milioni di euro per la bonifica, perché qui è pieno di veleni. E questa è una zona, guardate, qui siamo a Pistunina, siamo in piena città. È una zona che per la città è strategica. E nessuno si scandalizza di un fatto. Ed ecco perché ho detto a mio amico Micci che se ne può andare anche a quel paese. Gli ho notificato l'avviso, il preavviso di sfratto, perché prima non fa rispettare le leggi del Parlamento siciliano. E Micci che? Siamo amici, ma non consento neanche a lui di approfittare della nostra amicizia. Ecco qual è ora il concetto. Guardate ora di cosa parliamo. Guardate, forse non avete mai visto uno spettacolo del genere. Messinesi, ma tutti siciliani, per farvi capire come ormai non viene più non solo gestito il patrimonio, ma come continuiamo a non fare nulla. E qui non hanno voluto attuare la legge solo per fare un dispetto a Messina. Musumeci, vergognati tu e chi si occupa di queste cose, assessore Armao Meravigliao, vergogna. 7 ettari di vergogna. Guarda qua, guardate, ecco qua. E allora cominciamo, vi faccio vedere qui il contesto.
Questo è l'ingresso che io ho scavalcato. Ecco qua, guardate. Guardate che estensione che c'è. Guardate. 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 Vedete lì? Ci abbiamo il mare. Qui siamo in un punto strategico, meraviglioso. Ci abbiamo il mare. Guardate qua. Che condizioni. Guardate. 25 milioni di euro di fondi POC. Vedete fino a dove si estende? Fino in fondo. D'altronde ho 5 o 7 ettari, non so di preciso quant'è. Guardate qua che c'è. Ma vi rendete conto qui cosa può nascere per la città? In una zona dove non ci sono servizi, qui ci sarebbe da realizzare un centro di ricerca. Un posto così meraviglioso, guardate qua. Lì, cioè, finisce a mare. Lo vedete? Qui siamo esattamente sullo stretto di Messina. Perché una volta si realizzavano, si industrializzava sulle zone più belle della nostra terra, proprio per infangare quello che di bello avevamo. Dopodiché, finita l'attività, sono rimasti e rimangono i veleni. Già basterebbe occuparsi di questo da presidente della regione, eliminare questi cimiteri, queste vergogne. Aria ex Sanderson, aria ex Sanderson di Pistunina, oltre 5 ettari di terreni, ecco qui, infestati, infestati, ecco qui, vedete? Poi volete che non mi incazzi, poi mi chiedono alcuni messinesi perché devo andare a fare il presidente della regione siciliana. Ma guardate, ce l'avete sotto gli occhi. Ditelo anche a certi asini volanti. Guardate, perché la città deve continuare con questo sfregio, con questa vergogna? Ecco fatto. Ora forse ci siamo capiti di che cosa parliamo. Avete mai visto questo scempio qui? L'avete mai visto? No. Finalmente ve l'ho fatto vedere. Come stanno le cose. Ed è arrivato il momento di consegnare alla città, riconsegnare alla città questo territorio. Di questi cimiteri ce ne sono in ogni città, proprio a dimostrazione e a conferma che chi ci governa non amministra, continua a fare i suoi porci comodi. Ecco qui il simbolo. Ora ritorno, ora salto direttamente, tanto sono 3 metri, credo che ce la dovrei fare. Alla prossima.